Benvenuti alla bellezza viene dal frigo. Oggi mi vedete col latte in mano. Non è colazione, non è merenda, no. Con del latte, della farina, un po' di burro, faremo un primo, un secondo ed anche un dolce, con degli ingredienti che poi aggiungeremo man mano. Tutto di fretta, tutto veloce, pranzo completo. Mettiamo a scaldare il latte col burro e poi, quando arriva ad ebollizione, versiamoci dentro tutta la farina in un sol colpo. Gnocchetti, sofficini fatti in casa, dolci e salati. Della seconda parte ne facciamo dei sofficini salati. Pomodoro e mozzarella o della scamorza. Io avevo del sugo di pomodoro con basilico, un avanzo di sughetto e poi guardate che meraviglia, ho una treccia stupenda che non è la treccia dei miei capelli, ma è una treccia, una scamorza bellissima. Mi dispiace mangiarla, però bisogna. Stendiamo una sfoglia non molto spessa, insomma, qualche millimetro, e poi coppiamo. E adesso pensiamo alla panatura, albume d'uovo, un po' di sale e del pan grattato. Con questo rosso d'uovo avanzato farò una bella maschera per il mio viso. Aggiungo del limone e del miele e anche il mio viso sarà felicissimo. Terzo pezzetto di impasto, sofficini dolci, ricotta, miele e cannella. Stesso procedimento, stendiamo una sfoglia e coppiamo. Se nel frattempo l'impasto si è un po' seccato, lavoratelo, ritorna come prima. Thank you.
Mettiamo a bollire dell'acqua e prepariamo una padella con dell'olio. Gli gnocchetti possiamo condirli come più ci piace. Io ho del pesto e utilizzo del pesto, ma possiamo utilizzare anche del burro fuso, della salvia, ragù, sugo di pomodoro, quello che ci pare. Gnocchi! Pronti, conditi con del pesto e tanto parmigiano. Sofficini salati, ripieni di scamorza e pomodoro, prontissimi. Sofficini dolci, ripieni di ricotta, miele e cannella e cosparsi di cacao. Ricordiamoci che la bellezza viene dal frigo.